pubblico di Melito TV, ci troviamo in una trasferta molto particolare perché siamo all'inaugurazione del Museo Interregionale di Messina, una struttura importante che tra l'altro riunisce tutta una serie di elementi architettonici recuperati all'indomani del terremoto del 1908, il grande terremoto di Reggio e Messina, e poi naturalmente tante personalità perché oggi ci sarà l'inaugurazione ufficiale. Come voi potete vedere di fronte abbiamo la nostra città, Reggio Calabria, il mare ci divide, ma poi tutti questi elementi architettonici, così come il palazzo alle nostre spalle, da oggi potrà essere visitabile in ogni sua traccia. Prende la parola l'avvocato Carlo Vermiglio, assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. Grazie, grazie, meraviglioso. Signor Ministro, signor Presidente del Governo regionale, signor Presidente dell'Assemblea regionale, autorità civili, militari e religiose, signore e signori, torno dinanzi a questa platea con emozione, con veramente con viva emozione. Questo è un giorno di festa frutto della determinazione delle sinergie tra assessorato, dipartimento, direzione e tutto il personale del museo. Quando è iniziata questa sorta di avventura, consentitemi, passatemi il termine, signor Ministro, di sorta di avventura dell'apertura del museo, attesa qui a Messina da tanti, da troppi anni, c'era in molti il timore di restare a metà del percorso, di iniziare ma di non arrivare, come succede spesso qui in Sicilia, di non riuscire a rispettare le scadenze fissate perché tanto ci ha insegnato l'esperienza del passato. Possiamo dire invece oggi che è stato fatto un miracolo che paradossalmente sta nel compimento di un'impresa del tutto normale e che tuttavia alle nostre latitudini può assumere i contorni di un gesto eccezionale. È stato dimostrato anche ai più scettici che se si vuole si può fare. Il museo regionale che oggi apriamo per intero è bellissimo, straordinario sotto ogni punto di vista, lo vedrete. È fra i più belli d'Italia, certamente non ha nulla da invidiare ai musei importanti d'Europa.
ma soprattutto è il nostro museo. E adesso è custode del nostro passato e della nostra identità, sulla quale dobbiamo avere il coraggio di scommettere e l'intraprendenza di scommettere. Ma quale ruolo oggi può avere, quale ruolo deve avere il nostro museo? È certamente un luogo che ricostruisce la storia di una città perduta nei traumi di due terremoti, di una guerra devastante, storia che per molti anni da noi cittadini, da noi messinesi, da noi vecchi messinesi è stata vissuta e percepita nel segno di un'assenza, di un vuoto, sebbene Messina sia stata nel passato un laboratorio artistico aperto e dinamico tra la Sicilia e l'Europa, come questo, i tesori di questo museo attestano. Il nostro museo vuole essere una patria culturale, intende custodire l'eredità del passato per arricchire i valori e le espressioni della società contemporanea, per guardare alla nostra eredità non con sguardo retrospettivo, ma in una visione dinamica che intercetti la società viva e con essa sappia parlare, ascoltare, dialogare, esplorare il passato per capire il presente e immaginare un importante futuro. Le opere, i monumenti, i resti della città qui esposti evocano e descrivono la città, la storia di questo territorio. Sono la metafora della sopravvivenza fisica della storia di Messina, perché ciò che nessuno vede o ricorda più è destinato a svenire con tutti i suoi significati. Sono straordinari strumenti attivatori di memoria, mezzi di descrizione del mondo e di ricostruzione di identità personali e collettivi, un'eredità millenaria radicata nel tempo, ricca di valori, di idee e di tanti protagonisti. In questa chiave il Museo di Messina, il nostro museo, è stato ripensato e aggiornato in un nuovo cammino espositivo che si possa percorrere non una ma più volte e a ogni passaggio scoprire e riscoprire nuovi significati e nuove sensazioni. Ma il museo dovrà essere quanto più accessibile per svolgere una nuova e diversa missione sociale. Il tema dell'accessibilità, oggi al centro di dibattiti nazionali e internazionali, apre per il museo nuove e rivoluzionarie frontiere che guardano non solo alle collezioni, seppure di valore internazionale, ma anche alla città, ai visitatori, con i loro interessi, con le loro curiosità e con i loro coinvolgimenti emotivi. La risposta crescente del pubblico negli ultimi tempi all'offerta di realtà museali e parchi archeologici anche a livello nazionale è un segnale preciso di una nuova crescente domanda per una cultura più inclusiva e più vissuta attraverso la più ampia fruizione di tutti i beni e le attività culturali. È quindi importante sapere rispondere a questo messaggio con un'offerta che unisca il turismo, l'ambiente e la cultura, realizzando un insieme che sia centrale alla promozione e alla gestione dei territori. L'assessore Vermiglio ha già speso parole che sottolineano l'importanza di questa circostanza, lo straordinario valore che ha il museo che questa sera si inaugura e che finalmente viene reso patrimonio di tutta la città, di tutti i siciliani e di tutti coloro che hanno interesse verso la cultura e verso l'arte. Io ho pensato che sono almeno tre le ragioni per le quali questa sera dobbiamo essere orgogliosi di questo evento. Forse la prima ragione è da ricondurre alla città di Messina. Il museo, e non solo questo museo, è sempre un riflesso della città, è un modo in cui la città trova ragione di interpretazione, di lettura, di ricostruzione della propria storia, dei propri percorsi. E in questo museo così importante e così bello, tra i più importanti che possiamo sicuramente segnalare, forse al di sotto di Napoli, in questo museo si esalta il valore della città di Messina. La lusinghiera presenza del ministro onorevole Alfano, del presidente del governo regionale onorevole Crocetta, del presidente dell'assemblea regionale siciliana onorevole Avvizzone,
insieme a così tante autorità civili ed esponenti del mondo della cultura, rende l'impegno profuso per il traguardo raggiunto la disponibilità dell'eccellenza reverendissima arcivescovo Monsignor Accolla, che ha assicurato la santa benedizione al nostro nuovo museo. Questa fascia pesa tanto perché mi pone sempre la responsabilità, a nome di un'intera collettività, di dare risposte e di cercare di pian piano di uscire da una situazione che non ci meritiamo, che è quella di un'intera popolazione priva di lavoro e che è una cosa che veramente è pesante. Lo collego all'apertura di questo museo perché la ricchezza del Sud, la ricchezza di questa nostra terra, della nostra Sicilia e di Messina è proprio riposta su alcune tematiche molto precise: quella dell'arte, della cultura, della bellezza. Sono proprio le carte che noi ci possiamo giocare, non certo possiamo scommettere sull'industria pesante o su quelle purtroppo cose pesanti che hanno fatto alla nostra terra, vedi la raffineria di Milazzo, di Priolo. No, quelle proprio le cose che noi non vogliamo. Queste sono la chiave di volta per cambiare, per arricchire quello che noi già abbiamo e poter diventare finalmente lavoro. L'altro giorno è arrivata una delle navi più grandi croceristiche del mondo, probabilmente. Bene, sono andato a parlare con il capitano, con tutte le autorità, e ho detto che a 4 fermate proprio dal porto ci sono gli Antonello da Messina e Caravaggio, che c'è gente che fa migliaia di chilometri per vedere un Caravaggio. Queste sono le nostre scommesse, non sono riproducibili dai cinesi, nello Stretto, nell'Etna, nel Taormina, nel Museo, nel Caravaggio, negli Antonello da Messina. E questa è la nostra forza, su questo dobbiamo scommettere, che abbiamo qua le massime autorità, dal Ministro, dal Presidente della Regione, insomma tutti gli altri parlamentari. Ecco, qui dobbiamo fare squadra. È una fortuna che abbiamo le massime autorità, addirittura siciliane, dal Presidente della Repubblica, Presidente del Senato e Angiolino, il Ministro siciliano. Ecco, un assist, carissimo Angiolino, è che per cambiare la nostra storia abbiamo bisogno di alcune cose che le possono fare solo i governi e non i comuni. Noi dopo il G7... ho riunito qui in questa città, è partita da questa città, i 7 sindaci delle città metropolitane. Abbiamo fatto squadra, ci siamo riuniti, è venuta anche la ministra Madia, perché deve partire da noi, non a stendere sempre come un'elemosina. La fierezza di noi siciliani di chiedere quello che veramente serve per un cambiamento. Ora, se la chiave di volta è la cultura, lo diciamo sempre, avere queste bellezze grandiose, ecco, sulla nave da crociera, dicevo, venite a visitarla, però oltre ai croceristi che arrivano, per far arrivare qua le persone abbiamo bisogno, ci sono delle precondizioni che sono chiaramente i trasporti, e Angelino tu lo sai, sei di Agrigento, per arrivare ad Agrigento da Messina io arrivo a Bombay e ritorno, lo sappiamo. Ora, l'impegno del governo, l'altro giorno ero alla Sapienza con Graziano Del Rio, che quel grande convegno sul connettere l'Italia ha detto delle cose condivisibili, perciò c'è uno sforzo per cercare di accelerare e avere una trasportistica più adeguata, un'intermodalità adeguata. Treni che però da Roma in su c'è un'alta velocità, si arriva in 2 ore e mezza, e in Sicilia mancano i treni, mancano le ferrovie. Non si arriva, quando arrivano i turisti non possono assolutamente raggiungere questi luoghi e la nostra ricchezza. Noi abbiamo una potenzialità enorme, siamo seduti sull'oro e andiamo a chiedere l'elemosina ogni giorno. E allora una programmazione, e so che si sta facendo, però chiediamo un'accelerazione più forte, perché non è che c'è possibilità di dare un piccolo stanziamento qua, recuperare su quello che l'Europa è a 2 velocità, e noi diciamo che l'Italia è a 3 velocità, il Sud è troppo indietro, perciò ora l'intervento deve essere più massiccio, non a parità del Centro-Nord, che già hanno tanto, e ci fa anche piacere, non vogliamo dividerci con Centro-Nord, vogliamo che sia adeguato anche il Sud,
e tutta la potenzialità di lavoro che ci può essere qua, e non facciamo partire più le persone. Questa città, Angelino, era di 300.000 persone, sono meno di 240.000. Solo i migranti ci possono salvare. Benvenuti. Benvenuti. Che non si fanno figli, può essere anche un aiuto sotto tanti altri punti di vista. Per l'umanità che ci danno, per quella che noi diamo anche a loro, perché gli sforzi sono tutti e due in questa direzione, e però per cercare di mettere a squadra un'economia del sud, ecco, proprio tu che sei di Agrigento, la regione deve fare la propria parte, noi cerchiamo di fare anche la nostra e lo facciamo, però deve esserci ancora uno sforzo maggiore, perché quello che ci manca ancora è tanto, e senza le infrastrutture trasportistiche non si va da nessuna parte, perché per far arrivare un turista qua non arriverà mai. Abbiamo tutte le bellezze, lo sappiamo, lo diciamo, le Isole Eolie, Taormina, Letta, ok, Selinunte, Segesta, Agrigento, però bisogna fare veramente tutte le infrastrutture. Quella, noi con i 7 sindaci delle città metropolitane abbiamo fatto il nostro G7 dal basso, abbiamo messo insieme queste energie per cercare di chiedere quello che veramente ci spetta, senza cappello in mano, con grande compostezza ma con fermezza, e devo dire che la ministra Madia ha apprezzato moltissimo quello che abbiamo detto, perché finalmente siamo noi a fare il percorso e poi ci confrontiamo con il governo. Oggi è un giorno speciale, sono voluti 33 anni Angelino, 33 anni, Cristo ci ha fatto tutta la vita, qui per fare un museo 33 anni. Ok, noi siamo un popolo paziente, lo sai, sei anche tu siciliano, resistente, dopo 33 anni, per fare il Palazzo della Cultura 35 anni, un palazzo, hanno unito la Germania Ovest e la Germania Est in meno di 20 anni. Noi siamo più lavoratori di quelli dei tedeschi, siamo andati ovunque a lavorare con grande forza in tutto il mondo, perciò vogliamo fare squadra, sinergia, per cercare di cambiare il nostro destino, che non è maledetto. Prende la parola l'onorevole avvocato Giovanni Ardizzone, presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Signor Ministro, io ti invito a guardare dietro, c'è un ex ospedale, ma non ti parlo di sanità, ti parlo di cultura, perché questo è il tema di questa sera. Vedi, quell'ospedale, grazie ad una norma che ha condiviso tutta la deputazione regionale, può diventare un ulteriore motivo di orgoglio per la nostra splendida isola. Un ospedale che era stato abbandonato, non più destinato a servizi sanitari, abbiamo deciso, per evitare speculazioni edilizie, con una norma di destinarlo a cittadella della cultura. L'abbiamo fatto, l'abbiamo voluto sulla base di un'intuizione, a me piace ricordarlo, l'ho fatto più volte, lo faccio a maggior ragione questa sera, di una persona che non c'è più, il dottor Lucio Barbera. È stato lui a volere la cittadella della cultura. A dire che il nostro arcivescovo di Messina, onorevole assessore, onorevole deputati, signor generale della regione Calabria, Sicilia Calabria, io è meglio, no? Piuttosto che Calabria Sicilia. Autorità tutte, cari amici e cari amiche di Messina, cittadine e cittadine di Messina. Guardate, Renato, io voglio rivolgere subito a te, invitando i messinesi invece a fare più figli, perché questa è una città bellissima, che ha una storia grandissima e che deve crescere attraverso un'identità culturale importante che ha, ed è uno dei temi, fra l'altro, questo del nostro paese, no? La crescita zero, anche quello è un fattore depressivo poi dell'economia, dell'assenza di fiducia, di speranza, che porta a chiudersi invece a pensare alle prospettive di crescita che noi dobbiamo avere, quel pensare positivo che ci deve portare poi all'impegno verso la trasformazione, quello che Gramsci chiamava il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà, cioè la voglia di fare. E Giovanni, tu lo dicevi prima a proposito dei forestieri che ci debbero convincere della bellezza a volte di Messina. A me capita spesso, quando vengo, perché mi piace venire a Messina spesso, visto che abito a Tusa,
è magari di andare a prendere un caffè al bar Irrera e di dover litigare con dei messinesi quando gli dico questa è una delle città più belle del mondo, e di litigare rispetto a una visione a volte che non manifesta una bellissima, un concetto di identità importante. Guarda, questa è stata una città, deve essere straordinaria, una città che sopravvive a due terremoti e risorge sempre bella. Deve essere straordinaria, e debbono essere anche straordinari i suoi abitanti se riescono a mettere in campo una speranza e un processo di crescita che c'è stato in questi negli anni. Una città che è stata una cerniera per millenni fra l'Occidente e l'Oriente, questa estrema punta nord-orientale della Sicilia, che guarda immediatamente alla Grecia, con un rapporto con la Grecia, col mondo bizantino, anche plurisecolare, col mondo antico greco. Messina ha attraversato tutte le grandi culture del Mediterraneo ed ha sempre avuto un ruolo di primo piano. Non puoi non cogliere quando arrivi a Messina, io anche per qualsiasi siciliano, Messina è una città che ti sta nel cuore. Quando tu arrivi, era bellissimo quando prendevo il traghetto, il treno, e arrivavo a Messina e vedevo questa bellissima statua della Madonna che ci salutava, no? Di questa Sicilia che ti accoglie, di questa antica Zangle, no? Con questo porto a forma di... Qua la falce non mi piace, in realtà è una specie di abbraccio, di braccio che abbraccia, ecco, che ti accoglie, che ti aspetta. Allora questa Messina però, che negli anni purtroppo non ha avuto riconosciute le cose che doveva aver riconosciute, per anni massacrata anche dalle politiche regionali, schiacciata dal duopolio Palermo-Catania e completamente massacrata. Abbiamo voluto, Presidente Ardizzone, onorevole Germanà, onorevole D'Asso, saluto anche i parlamentari presenti, abbiamo voluto con forza che le città metropolitane in Sicilia non corrispondessero allo schema nazionale che voleva due città metropolitane, Palermo e Catania. Abbiamo detto noi dobbiamo investire per Messina. Quando l'assessore Vermiglio si insediò, la prima cosa che mi disse: mi devi aiutare ad aprire il museo di Messina e a fare la cittadella della... E io oggi sono felice per lui. Sono felice per lui, sono felice per il direttore di Giacomo, sono felice anche per il direttore Campagna, l'ho incontrata prima, che è stata, diciamo, colei che in qualche modo ha anticipato e che vede la continuità del lavoro, perché poi è bello, molto spesso quello che sconosciamo nella politica, nella pubblica amministrazione, è questa assenza di dovere pubblico che ci deve portare alla continuità. Tanto spesso parliamo di discontinuità, troppo spesso parliamo di discontinuità, ma molto poco parliamo del dovere, al di là di quale governo rappresenti, di quale posizione politica rappresenti, della necessità di portare le cose buone, cosa che dobbiamo fare tutti quanti insieme, per un dovere che abbiamo rispetto alla storia, rispetto ai cittadini. E io voglio ringraziare questi lavoratori, questo tuo atto di amore per la città, e grazie anche per questo gesto di amore che hai fatto per la Sicilia, oggi rimanendo in carica al governo in una situazione anche difficile, sapendo che avevi preso delle responsabilità con i tuoi siciliani e con i messinesi soprattutto. Grazie, buonasera a tutti. Interviene il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, onorevole Angelino Alfano. Buonasera,
sono davvero felice di essere qui questa sera e sono abbastanza conoscitore delle curve di attenzione per non sapere che siete seduti qui da un'ora e mezzo e avete sentito tanti interventi e che diciamo il clou è la inaugurazione e quindi la visita del museo e dunque mi adeguo a tempi europei, nel senso che della bellezza di Messina vi hanno già parlato tutti, del clima vi ha parlato il Presidente della Regione, che è anche meteorologo ed è simpatico anche per questo, quindi vi hanno già detto tutto. Io vi dico quello che mi spetta di dire. Io credo che questa inaugurazione sia un paradigma, racconti tante cose. La prima cosa che racconta è tutto ciò che non dovrebbe mai accadere. Racconta di impicci burocratici, di soldi che mancano, di bastoie, di vincoli e della depressione che può generare nel senso comune di una città l'idea di un'incompiuta che non viene data alla città. Questo racconta questa inaugurazione. Al tempo stesso questa inaugurazione racconta della tenacia dei messinesi, della passione e dell'amore dei messinesi, della volontà dei messinesi di avere restituita la bellezza e l'importanza di questo posto. Ecco, questo è il successo della tenacia sulla rassegnazione, questo è il successo di chi vuole farcela contro chi si rassegna a non farcela mai. Questo è il successo della posa dell'ultima pietra contro la posa della prima pietra. Oggi noi poniamo l'ultima pietra, solitamente c'è la posa della prima pietra e poi non si ricorda più l'ultima pietra. Oggi virtualmente poniamo l'ultima pietra. La seconda cosa che io vi voglio dire è che, e lo dico anche di fronte all'arcivescovo che ci insegna con il magistero morale della Chiesa, tanto anche da questo punto di vista, la seconda cosa che io vi voglio dire è che non esiste il futuro senza la memoria. È che non esiste la globalità senza l'identità, è che non esiste l'apertura al mondo senza l'amore per la propria terra, senza l'amore per la propria patria. Ciascuno di noi è figlio di una patria. Patria viene dal latino, viene da pater, è la terra dei padri, e voi la vostra patria è Messina. In questa vostra patria voi avete, grazie al lavoro di tanti, alzato oggi una bandiera che è un vessillo di bellezza e di cultura, e l'avete avuta restituita non per una coincidenza, grazie al lavoro di un assessore di Messina. Si riapre mentre c'è un assessore di Messina, è una coincidenza? Secondo me no, secondo me c'è stato il turbo, ha messo il turbo a una cosa lenta e ha centrato l'obiettivo. Quindi io, da ministro degli esteri siciliano, e io non considero la Sicilia terra straniera, la considero a mia volta la mia patria, mi sento da siciliano più che da ministro degli esteri di ringraziare Carlo Vermiglio, l'avvocato Vermiglio, per la passione che ha messo nel portare a compimento quest'opera come ultima pietra di una splendida città. E poi sia il presidente Crocetta che il presidente Ardizzone hanno accennato a un tema che rappresenta un po' un elemento faticoso e controverso della nostra identità siciliana, e che è il concetto di autostima. Vedete, noi siamo sempre come su un pendolo che oscilla tra la depressione e il sentirci l'ombelico del mondo, tra la disfatta e la megalomania. Se voi parlate con un siciliano, me per primo, rispetto alla nostra terra e rispetto alle nostre singole città, da un lato ci sentiamo l'antica Acragas, la mia città, ma come, l'Emporium e il Tempio della Concordia, mi pare meglio del Partenone di Atene, ovviamente. E lo è. E lo è, dice Crocetta, che giustamente è in fase di spolvero da uomo pubblicità per la Sicilia. Sempre per le cose positive. Bene. E poi i giorni in cui vedi la classifica del Sole 24 Ore, dove siamo me. Ecco, noi dobbiamo recuperare quel realismo che fa mettere il pendolo al centro tra la depressione e il sentirci l'ombelico del mondo o i megalomani. Noi dobbiamo ricordare chi siamo
e progettare chi vogliamo essere per il futuro. Ricordare che questa è una straordinaria città che non è stata abbattuta né dai dominatori e neanche dalla forza della natura, che ha sempre trovato in sé l'energia e la forza per rinascere, e che qua dentro trova il filo di una storia che dalla iscrizione arabo-normanna ci porta fino al Caravaggio o ad Antonello da Messina, e che questa storia è una storia che noi restituiamo a Messina e che Messina mette sulle proprie mani a disposizione del mondo intero, dell'Italia e della Sicilia. Ed è vero che stanno aumentando i turisti, e io lo vorrei dire qui in presenza delle nostre forze dell'ordine schierate: in Sicilia e in Italia il turismo sta crescendo più del 10%, l'anno scorso è cresciuto di più del 10%, e la nostra crescita economica, finita la crisi, è leggermente superiore all'1%, quindi l'Italia cresce dell'1% e il turismo specificamente cresce del 10%. Guardate che se il turismo cresce non è solo perché l'Italia è bellissima, è meravigliosa, cresce perché da tutto il mondo ritengono di venire in un posto sicuro, in un posto che in questi anni ha saputo fare un matrimonio a due cose che altrove sembrano non potersi sposare, e cioè l'umanità e la solidarietà da un lato e la sicurezza dall'altro. In un mondo dove esplodono le bombe, dove il rischio zero non esiste, noi siamo stati fin qui percepiti come Italia e come Sicilia una destinazione sicura. E io vorrei ringraziare di cuore le forze dell'ordine, le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno si battono per rendere il nostro paese sempre più sicuro, perché questa sicurezza ha a che fare con la crescita del turismo, credetemi, ha a che fare con la crescita del turismo, e sempre nel rapporto tra la identità e il futuro, tra la memoria e il futuro, tra la identità e l'apertura al mondo. Noi dobbiamo sempre ricordarci che Messina è capitale dell'Europa. È la Messina del 1955, la Messina della Conferenza di Messina, la base dell'Europa di oggi, quella la cui firma dei trattati abbiamo reso solenne il 25 marzo a Roma. Allora, che cos'è ciò che oggi sta accadendo? Oggi sta accadendo qualcosa che doveva essere normale e che è diventato straordinario. Sta accadendo che una capitale europea come Messina, una città metropolitana come Messina, un posto meraviglioso come Messina, finalmente ha un museo. Amici di Messina, una grande città senza un grande museo è una grande città a metà, perché il senso della bellezza e il senso del donare la bellezza a chi se ne vuole appropriare è il senso di una città che si mette in mostra di fronte agli altri e che offre agli altri l'occasione. E lo diceva il sindaco Accorinti, io, guardate, sono insospettabile nei confronti di Accorinti dal punto di vista dei colori politici, però ci mette la buona volontà, è andato sulla nave a dire venite a vedere il museo, e quindi anche lui ha fatto l'uomo pubblicità di Messina. Perché dico questo? Perché ciascuno di noi indossa la propria bandiera politica e ciascuno di noi indossa la propria maglietta politica e di partito. Ma ci sono occasioni liete come quelle di oggi in cui nessuno deve toglierci la gioia di gustarci il momento, e tutti dobbiamo indossare la stessa maglietta. Oggi c'è la maglietta giallo-rossa dei colori del Messina, che coincide con i colori della Sicilia, giallo e rosso, che un po' nella mia visione romantica da ragazzo siciliano ho sempre pensato che il rosso fosse il colore della passione inestinguibile dei siciliani e il giallo il colore del nostro sole e del grano che ha reso anche grande in un altro tempo della storia la nostra Sicilia. Il nuovo nostro grano, oltre quello dell'agricoltura, ovviamente, che non va mai abbandonato, ma il nuovo grano nostro è la bellezza e la cultura della nostra terra. Ditemi un posto nel mondo, io lo dico sempre, ho il privilegio di fare il ministro degli esteri e quindi incontro gli altri, e quando voglio fare un complimento dico anche a colleghi di altri paesi: mi sa che il tuo paese è il secondo posto più bello del mondo. Allora dicevo, perché il primo qual è? L'Italia, specificamente la Sicilia, io rispondo sempre, perché ditemi un posto al mondo nel quale puoi sciare guardando il mare, nel quale puoi atterrare
ed essere vicino a un vulcano straordinario nel quale puoi ospitare il G7 ed essere fiero di essere siciliano, nel quale arrivano le delegazioni straniere e restano incantate della bellezza di un luogo che ha una magia che ti riapre il cuore rispetto alla bellezza della vita. Perché poi la bellezza che cosa restituisce al fruitore di essa? La bellezza della vita. La bellezza restituisce bellezza a che cosa? Alla vita. All'idea che ha un senso godere di quel bello che dagli occhi si trasferisce all'anima e al cuore. Ecco, io non credo che il nostro mondo sarebbe uguale se ciascuno di noi non avesse il piacere di apprezzare un quadro, di apprezzare un qualcosa. Poi gli artisti scompaiono come tutti gli uomini, ma quell'oggetto, in quanto opera d'arte, è altro da sé, è altro da sé. Cioè rimane collocato, al di là della dimensione e della presenza fisica dell'artista, a disposizione di tutti. Ecco, io penso che quando noi parliamo con una persona ci rendiamo subito conto dei libri che non ha letto, ci rendiamo subito conto dei film che non ha visto, ci rendiamo subito conto delle canzoni che non ha ascoltato e anche dei quadri e dei musei che non ha visitato. Al tempo stesso, quando parliamo con alcune persone ci rendiamo subito conto delle canzoni che hanno ascoltato, dei libri che hanno letto e anche dei musei che hanno visitato. E io mi auguro, da siciliano e anche, come diceva l'assessore Vermiglio, da ambasciatore di Messina, incarico che sono pronto immediatamente ad assumere, io quello che mi auguro che non sia lontano un giorno, il giorno in cui, incontrando qualcuno, possiamo dire: tu hai visto il museo interdisciplinare di Messina, perché è bellissimo e sai qualcosa da raccontare su quel museo. Vi ringrazio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo, grande del Museo Signore Dio nostro, in molti modi disegni dell'altro e uomini, e nella scrittura divinamente ispirata, ci hai trasmesso il dono inestimabile della tua parola. Ascolta la nostra preghiera e benedici quanti interpreteranno questo museo per coltivare le scienze e le arti. Fa che da onesti imperatori del vero, illuminati dalla sapienza del tuo verbo, orientino i loro sforzi alla costruzione di un mondo più umano. Per Cristo nostro Signore, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma in tentazione male. Amen. Dio, Signore delle scienze, rimonsi delle sue vie, insieme. Amen. Cristo, sapienza eterna, mi insegni il valore di verità. Lo Spirito Santo, luce verissima, illumini sempre le nostre menti, perché apprendiamo ciò che è buono e giusto, e lo confermiamo con le opere. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. E la direttrice e tutti i nostri uomini che si impegnano. Grazie.
Facciamo poco. Ah, scusa. Forza ministro. No, la solita. Le famiglie, le corpi. Bene. Sindaco di Messina, un intervento abbastanza forte mi pare oggi all'inaugurazione del Museo Interdisciplinare di Messina. Ma diciamo sempre quello che pensiamo, senza filtri, la gente mi ha dato questa possibilità di poterli rappresentare in un certo modo, mi conoscono, mi conoscevano e perciò continuo ad essere me stesso e voglio continuare a dire le cose con fierezza per difendere i diritti di tutta questa cittadinanza, non solo di Messina, voi siete di Reggio, a me fa molto piacere perché dall'inizio ho fatto tutta, voglio dire, gli interventi, gli sforzi per cercare di unire queste due realtà che poi è un'unica realtà, è il popolo dello Stretto. Siamo conurbati, no? Ecco, ma questo qua, lo Stretto dico sempre che non ci divide, ci unisce, abbiamo cominciato un incontro con i vari sindaci dello Stretto fino a quando poi abbiamo proprio fatto protocolli reali sulla mobilità ultimamente e anche sulla protezione civile che abbiamo attraversato nell'ultimo secolo veramente disgrazie enormi. Le volevo chiedere, sindaco, quindi da una parte il Museo Nazionale della Magna Grecia, da un'altra parte, naturalmente non potevo non dirlo, dall'altra parte il Museo Interregionale di Messina, si può creare interazione? Si deve, noi guardate, ormai è risaputo, noi abbiamo fatto questa riunione poco tempo fa delle 7 città del sud metropolitane per cercare di fare squadra e dire veramente quali sono le cose importanti per cercare di avere sviluppo, un'economia sana. Secondo le caratteristiche che noi abbiamo, hanno fatto carne da macello negli anni passati, hanno creato una Sicilia e una Calabria con inquinamenti incredibili, ecco, non dirle non è possibile. E allora noi siamo felici che oggi si inaugura questo museo dopo 33 anni, scandaloso, ma siamo felici, va bene, però vogliamo che vengano completamente tagliate quelle politiche industriali che hanno creato la morte delle persone, perciò assolutamente l'indirizzo molto chiaro, bisogna riconvertire quei luoghi di morte che sono come Milazzo, come Priolo, insomma, e invece vogliamo, ecco, questa è la nostra industria, l'industria della bellezza, della cultura, che poi diventa turismo. Io ho fatto un intervento dicendo che però avere il museo e poi non si può arrivare, allora in che senso? Che la Sicilia, la Calabria, il sud intero, i trasporti sono un disastro e allora sono una precondizione al turismo, non è che voglio parlare dei treni o del collegamento degli aeroporti per dire qualcosa fuori luogo, è totalmente proprio in sintonia, ho detto che sono precondizione per poi fare turismo. E allora ecco, c'era un rappresentante del governo che tra l'altro è siciliano, Alfano, perciò di spingere assolutamente per avere quello che ci spetta che da 150 anni non ci hanno dato. Va bene, andiamo a vedere Caravaggio, che io voglio vedere la città.
è con noi la direttrice di questa importante realtà, sicuramente una visione solare di un polo museale che dovrà arricchire questa Sicilia vera e autentica. Infatti ha detto bene solare, perché in questo museo abbiamo un problema, non far entrare il sole da tutte le finestre, perché ci sono tutte le finestre che danno sia sulla falce del porto, e su, se avete visto, ci sono i dipinti con la falce del porto del 5, del 600 e del 700, quindi è una cosa veramente bellissima creare questo dialogo fra dentro e fuori. L'atmosfera della mediterraneità che si sente in ogni sera, si sente e si vede comunque non una città distrutta, ecco, non ci siamo più pianti addosso, qui abbiamo esorcizzato il terremoto, questa è la città bella, vivace, ricca, che deve tornare ad essere. Le chiedo scusa, il museo diventa sicuramente un corpus di architettura, pittura, tutte le arti convivono, perché sapientemente è stata raccolta nel tempo questa grande collezione. Tutta questa collezione e tutto quello che è stato raccolto dalle macerie del terremoto, e tutto quello che è stato raccolto grazie al lavoro paziente di tanti appassionati, la sovrintendenza di Palermo, si adoperarono appunto per raccogliere e dalle macerie e anche dall'antico museo civico peloritano, dalle chiese, dagli spazi pubblici, c'era tutto quello che venne convogliato allora in questa area che si chiamava la Spianata di San Salvatore, dove c'erano i ruderi del monastero di San Salvatore, che era nella prima sala, e dove era rimasta in piedi la filanda, cioè un opificio che subito fu preso per deposito delle opere più preziose. Poi piano piano, nel corso di tutti questi anni, è stata insomma restaurata la filanda, e insomma avevamo bisogno di uno spazio commisurato alla quantità abnorme di materiali. In conclusione, l'opera a cui è più legata, che è conservata all'interno di questa struttura, glielo posso chiedere? Ma forse questa Madonnina, perché l'ho studiata da ragazza e l'ho pubblicata, e allora per questo sono molto felice. E ce la descriva brevemente. È la Madonnina di Goro di Gregorio, un artista senese che venne a Messina, come tanti artisti appunto di altre città, venne a lavorare al Duomo, fu capomastro del Duomo e realizzò tante cose, come questo bel monumento acquidotto da Abbiate, che era sormontato da questa Madonnina. La Madonnina degli Storpi, mi sembra di una delicatezza estrema, senese appunto del 1333, l'avevo studiata da ragazza, quindi sì, ci sono... Sembra poi di una stabile precarietà, è vero, nella sua posizione. No, è stupenda, tutta questa torsione è veramente incredibile. Noi la ringraziamo. Nulla. Tra le opere interessanti che si trovano all'interno del Museo regionale qui di Messina, questo bellissimo mosaico che è inserito all'interno di questo vano, è la Madonna in trono con bambino, detto Madonna della Ciambretta, è un mosaico di centimetri 255x163 e è stata realizzata da maestranze italo-greche attive nel secolo XIII, quindi la madre di Dio, così definita dai caratteri greci sincopati di posto in alto, è una figura maestosa dall'espressione ieratica, seduta su una cattedra semicircolare, reggente in gembro il bambino Gesù benedicente, e paludata dal manto blu, colore simbolico di umanità nella cultura greca, e porge una lettera ad un monaco genuflesso, probabilmente San Benedetto. Ci troviamo invece in un altro ambiente che ospita un polittico di Antonello da Messina del 1430, e la Madonna col bambino è insieme a San Gregorio e San Benedetto. E poi un olio su tavola, ed esattamente come le telecamere possono farvi vedere, è di Giovanni Salvo d'Antonio, è un'opera del 1462 e naturalmente rappresenta Santa Lucia con le storie della sua vita, ed è una tavola pervenuta al museo dopo il terremoto del 1908 dalla chiesa di Santa Lucia all'ospedale. Ma andiamo a vedere ancora le altre bellezze che ospita questo bellissimo posto museale. Gente,
E poi un monumento di Giovan Battista a Mazzolo, siamo intorno al 1507, come voi potete vedere è tutto ricostruito ed è stato realizzato per onorare la memoria dell'ammiraglio Angelo Balsamo, barone di San Basilio, morto nel 1507. Si ispira il monumento a una tipologia di origine castigliana già adottata in Sicilia per la tomba del viceré de Acuna nella cattedrale di Catania. È una struttura architravata con soffitto a cassettoni dove campeggia la statua del defunto genuflesso col giovanissimo Paggio. Poi degli splendidi oli di Gerolamo Alibrandi, un artista messinese nato nel 1470 che si forma nell'Italia settentrionale. Se noi andiamo a guardare il Giudizio Universale, è l'opera che si trova alla mia sinistra, è un artista che praticamente rientra a Messina nel 1514 e dipinse appunto questa tavola per la chiesa dei Catalani su commissione del mercante Michele Campillo, realizzato con l'aiuto di Pietro da Villa Nova, e naturalmente quest'opera ci fa capire quello che è lo spirito eterodosso dell'artista nella disposizione, non solo nella disposizione spaziale dei personaggi, ma anche nella ricerca dei complessi effetti luministici. Quindi tante opere che raccontano quella che è stata la grande pittura di artisti formatisi in ambiente dell'Italia del nord, ma nati in questa grande terra che è la Sicilia. Come non andare a vedere in questa sala dal grande potere monumentale tre gruppi scultorei che fanno parte dei decori della via della Marina. Appartengono appunto a Giovanni Montorsoli, appunto frate dell'ordine Servita, allievo di Andrea Ferrucci e collaboratore di Michelangelo Buonarroti, chiamato proprio a Messina nel 1547 dal senato cittadino per la realizzazione della fontana di Orione, con la quale si intendeva celebrare l'imperatore Carlo V e benefici da questi concessi alla città. In questo ambiente dunque del Montorsoli, Nettuno e Scilla del 1557, la Trinità che appartiene alla chiesa di San Domenico e per finire un fastidio con tritoni e stemma di Carlo V, un marmo dalle piccole dimensioni. Sala importante perché alla mia sinistra due quadri che un po' appartengono a quella che è la storia dell'arte di Michelangelo Merisi, detto appunto il Caravaggio. Esattamente come le telecamere vi possono indicare, questa è la Resurrezione di Lazzaro, è un olio su tela e proviene dalla chiesa di San Camillo de Lellis dei Padri Crociferi, quindi il classico luminismo teatrale di impronta appunto caravaggesca si vede in quella che è l'espressione dei volti, in quello che è l'incarnato in particolare di questo corpo che è abbandonato insieme a un gioco di panni che viene illuminato come se fosse praticamente una luce che proviene dall'esterno. E magari se noi procediamo, ci avviciniamo, andiamo a vedere un'altra opera importante che è l'Adorazione dei Maggi. Concludere, abbiamo finito il giro al piano terra, stiamo per salire sopra, di Domenico da Venezia e Bottega, questi bellissimi vasi che appartengono a quella che è la collezione del Museo Civico Peloritano della Spezieria del Grande Ospedale di Messina. Sono dei vasi a palla, delle anfore, e naturalmente sono tutte delle decorazioni a trofei con varie allegorie della fede,
tante decorazioni ancora a trofei, teste maschili con elmo, oppure dei miti di Davide e Golia, dei pezzi veramente interessanti, policromi, che naturalmente ci fanno pensare a quella grande struttura che praticamente si può vedere al Museo della Farmacia a Roccavaldina, una cittadina proprio vicina a Messina, dove si potranno vedere degli bellissimi oggetti come questi ancora perfettamente conservati, ma tanto ha da raccontare questo bellissimo museo. Ci troviamo in un piccolo ambiente che custodisce delle bellissime icone e guarda caso questa icona ci riavvicina alla città di Reggio Calabria, perché è la Madonna della Consolazione, un'opera di John Muscu, un'opera del 1667 ed è un olio su tavola, una acquisizione del 1986. Al museo, all'inaugurazione del museo naturalmente interdisciplinare qua di Messina, si possono incontrare anche dei personaggi che hanno un po' vissuto la cultura tra le due sponde, tra Reggio Calabria e Messina. La professoressa Froncillo Nicosia. Professoressa, è un momento storico questo. Sì, secondo me aver visto questa esplosione di bellezza all'improvviso e sapere che per secoli è stata chiusa mi ha fatto soffrire da morire. Io quello che ho fatto l'ho fatto con grande amore. L'altro giorno è venuto un ragazzo da me con un quadro, e perché io gli avevo presentato la prima mostra e lui mi ha portato questo quadretto e dietro c'è scritto "Ti voglio bene". Lei è stata una gallerista, una critica importante, e la situazione è artistica oggi. Lei spesso veniva anche a Reggio Calabria essendo parte integrante, direttrice della rivista Bruzium, ricordiamo. Io le faccio vedere le copie di Bruzium. Noi verremo di Melito TV a trovarla. Una parte spillata in cui c'erano le opere dei ragazzi, perché i ragazzi nelle famose accademie li trascurano. E invece loro sono la forza importante della... E ricordiamo che Bruzium era il giornale che Alfonso Frangipane aveva fondato. Sì, e allora questi ragazzi che mi venivano a prendere all'Aliscafo, che poi l'Aliscafo scende a due traverse prima dell'Accademia. Dicevo, ragazzi, non venite, non vale la pena. No, dobbiamo venire. Senta, l'arte oggi dove sta andando? Ma adesso c'è un momento di flessione. E spero che questo museo aperto incoraggi i giovani a guardare la bellezza. E sua figlia ha un ruolo importante a Palazzo? Per adesso c'è la mostra di Bill Viola, famosissimo, che l'ha fatto tutto il mondo. E oggi andrà a Copenaghen a presentarlo lì. Perché diciamo che dirige i grandi eventi di Palazzo Strozzi. E ha fatto l'ultima pagina di Bruzium. A Firenze, quindi dirige, ha un grandissimo incarico. Noi... Poi una certa signora che non voglio nominare della politica di allora che mi ha detto mi darebbe 3-4 pagine. Beh, dipende cosa ne vuol fare, eh? Lo farei un po' di biancheria. Guardi, un saluto professoressa agli artisti, che cosa vuol dire? Guardi, tutti quelli che io ho in parte allevato ce l'ho tutti nel cuore, e però vengono sempre da me, sempre. Abbiamo fatto libri bellissimi, io ho inserito sempre nella poesia le immagini dei giovani. Thank you.
pensavamo di avere concluso questo nostro giro, ma prima dell'uscita, quella che è la carrozza senatoria, una carrozza in legno laccato, dorato e inciso, un pezzo del 1742, proviene dal Palazzo Senatorio e fu costruita nel 1742 in coincidenza con la reintroduzione da parte del viceré Eustachio de Laufil dei più importanti privilegi cittadini aboliti dagli spagnoli per ritorsione dopo la rivolta messinese del 1674-78. Il rinnovato prestigio cittadino sembra trovare forma negli sfarzosi intagli di linea barocca con elementi floreali misti ad animali e trofei, con figure mitologiche e insegne cittadine affidate al pennello, poiché l'intagliatore Domenico Biondo creò proprio questo elemento utilizzato nelle più importanti ricorrenze, trainate da tre coppie di cavalli e che accoglieva i senatori e il mastro notaio. Poi dal Palazzo Senatorio le mazze del Senato messinese, come voi potete vedere sono diciamo monumentali, sono delle micro fusioni, come si può notare, di rame dorato e bronzo di 92 centimetri. Ancora tante cose da vedere, ma questo e tanto altro fa parte di questo grande patrimonio ritrovato. Noi di Melito TV, questo bellissimo giro tra le meraviglie dei tesori riesumati del Museo Regionale di Messina. E allora un paliotto tra trame naturalmente di corallo con trame auree che mette in evidenza quello che era praticamente una commissione importante, una commissione di Giulia Alliata Spadafora che serviva per ornare la Cappella della Madonna della Ciambretta, fatta erigere nella chiesa di San Gregorio nel 1628. Trasferito al Museo Civico intorno al 1890, transitò dopo il sisma del 1908 nelle collezioni del Museo Nazionale. Sono scene del Vecchio Testamento con storie di Giuseppe e suoi fratelli, entro un decoro barocco volute vegetali e uccelli. Naturalmente che cosa documenta? Documenta quella che è stata la maestria nel lavorare le trame auree, un lavoro che coniuga l'oreficeria e l'artigianalità, in cui naturalmente questi grandi rilievi, dalle paste vitre alle testine in cera, a questi grandi ragemi, circoscrivono quella che è veramente una vera e propria epifania. E con questa bella visione si chiude lo speciale di Melito TV dedicato all'inaugurazione del Museo Regionale di Messina. Arrivederci.